Un saluto da In Civile Urbano. E un bentornati da Tarta 4. Dove siamo, perché ci siamo, beviamo un caffè. Allora, tu ti ricordi che noi eravamo giunti al cospetto di questa fanciulla semiasiatica? Sì, sì, sì. Eravamo anche un po' innamorati. Cioè, ovviamente, noi tutte quante ci innamoriamo. Secco. E dobbiamo proseguire sulla strada che ci porterà poi ad arrivare. Presso, non mi ricordo dove. Ma noi ce lo scopriremo. Solo la puntata serve a questo. Esattamente. Intanto qua che c'è qua dentro? Qua c'è un computer per un viaggio veloce. Sicuramente utilizzare, chiaramente. Eccoci qua. Per un viaggio veloce. Eccoci qua nell'altra dimensione col telefono in mano in attesa di giudizio e di qualcuno che ci chiami e ci dia qualche indizio. Tanto infatti si sbaria. Sì, però non riesco a capire, per esempio, ecco, da dove viene. Sicuramente lì c'è l'integratore. Qua dietro che c'è innanzitutto? Vediamo sempre. Uno specchio. C'è uno specchio. Vabbè. Specchio, quindi un po' zona certa. Un po' zona sicura, sì. Sì. Qui ci sono un po' di balaustre. Che dobbiamo prendere, sì, perché certo. Ricordiamoci che siamo sempre scarsi a munizioni. Sì, abbiamo sempre diversi tipi di problemi da questo punto di vista. E ci piace proprio in civile che di questa deve, vabbè, ma tu devi sempre mettere il pepe, come appunto, si suol dire, sul sedere del ratto. Pasta e fagioli. No, il pepe sul sedere del ratto. Sì, sì, lo conosco questo proverbio. Questo detto. Intanto serviamo pure perché... Serviamo, sì. Una bottarella di salvataggio, visto che è proprio qui... Ci cade addosso, perché non sfruttarlo? Okay. Diciamo, poi così non ti lamenti sempre che io conservo le munizioni, però come vedi le usiamo e quindi si finiscono e usate va appena. Bene sempre trovarne altre, no? È giusto, appunto, altrimenti poi non puoi nemmeno portarle quelle. Esatto. Che qui c'è subito un flash, il nostro telefono multimediale che ci darà spiegazioni. Il telefono pare del 1901, però in realtà fa delle cose super tech. Guarda qua, guarda. Che altri ti che fa comparire le immagini proprio di faccia, sì, signori. Sì. Oleogrammi. Esatto. L'oleogramma. Che ovviamente che ci spiega questi? Qualcosa. Tanto le solite cose ci dicono che è tutto a posto. No, tutto a posto, non direi. Questo sta sventrato a terra, tutto a posto. Penso che non è mai stato così lontano dallo stare a posto. Questo è un altro agente che qui è, purtroppo ha vissuto momenti di gloria. O di i suoi ultimi momenti di gloria. Sì. Ricordi le sigle? Andiamo avanti con questi 10 di 24. Sì. Siamo a un buon punto, verso la metà. Lo ce ne mancano 14, diciamo. 14 puntate. Chissà, sì. Va bene, chissà, sì. Proseguiamo, abbiamo quindi un attimo perlustrato questo ex agente che non giace qui nulla, nell'angoletto in una pozza di sangue, mentre noi sfondiamo la porta proprio all'aria aperta e usciamo di nuovo all'aria aperta, buio, pesto. Non piove fortunatamente, chissà come mai, quindi non ci bagneremo, ma lì c'è un problema, c'è un sudore, vediamo un po' il fucile da check-in, vedi, vediamo un po' se riusciamo a colpirlo come si deve. Beh, facciamo. Beh, che figura di merda, signori! Primo colpo, come al solito, poi dice si lamenta che si buttano le. Quello si chiaro, se si utilizzano in questo modo così meschino e ridicolo. Dai, forza! Ecco. Beh, dopo i tre. Dopo tre botte a vuoto, due botte a vuoto. Ecco che la terza, finalmente riusciamo a sfondare un fiasco cranio. Di vino. Vabbè. Comunque, è utilissimo questo fucile di precisione. Sì. Ma guardiamo. Il fucile da check-in, il fucile da check-angiolieri è sempre, è sempre una utile. Cosa abbastanza importante come arma, no? Proseguiamo allora, adesso prendiamo anche il gel. Questo un comunque po di caccia gel. Bel gel questo tizio, peccato che non rispondano i nemici, perché si potrebbe fare un tentativo di farmaggio estremo alla Dark. Sì, portare un po' di filosofia darkiana qui in Divo nel mondo iulino. Aggiungere un po' di formaggio in questa zona, qualche falò, un vecchio fabbro, tanta roba, e poi trovare una spada nella roccia, due o tre fialette, quattro salti, una shortcut. Non mi svegliare adesso perché sto sognando, ho tante cose da fare in un momento. La radio non trasmette più nessun segnale, la radio non trasmette più nessun segnale. Ma ascoltiamo i rumori dell'ambiente, aggiaccia della natura. Il segnale 86 metri, aggiaccia il segnale. Troppo lontano 86 metri. Sì, vediamo sì. Prima che c'è da queste parti, no, scusa. Qualcuno se sennò... parla comunque sempre come altro. Vabbè, certo, perché poi sotto non è che si stanno zitti.
dovremmo bene capire. Ce sono due addirittura di segnali, vedi, è comparsa un'altra. Ah sì, un'altra. Un'altra archetipo. Niente, un altro archetipo, sì. Prendiamoci il gel. Prendiamoci un po' di gel e abbiamo. Su questa scala così bella, proprio non ci vuoi salire? No, no, chiaro, bisogna salirci, magari c'è sta qualche altro integratore. Alimentare. Nonché munizioni per le nostre armi. Poi pure un bel ammasso di cadaveri. Che però cataloghi, si e qui c'è un po' di gel. L'integratore. Un po' di gel, e qui c'è anche una bella cassa pancreas. Ma questa è una cassa pancreas seria. Molto seria, però è chiusa. Sono parti la luce piano, rossa. Quindi che vuol dire che è chiusa proprio con lucchetto. Noi con tutte queste armi addosso non riusciamo ad aprire al nostro eroe. Esatto. Come balestra, mai non riusciamo ad aprire? Scoppetta, pistola. Mamma mia, c'è di tutto, tutti gli arnesi che hai trovato, puoi costruire di armi, innanzitutto una cascia panca più grande, prendere quella e metterla dentro. Per sfizio, per sfizio. E poi portartela anche appresso. E portartela appresso. Ma qua aspetta che io sento dei problemi. Sento dei problemi, Tarti, il problema è sempre dietro l'angolo, lo sappiamo. Qui ci sono due obiettivi, due archetipi che purtroppo ci fanno capire che ci sono i due punti che dobbiamo raggiungere al più presto, anche perché abbiamo una certa fame. È un benzinaio. Questo è un benzinaio. C'è anche una bella automobile qui, un fiorino decapottabile. Che purtroppo non si può utilizzare. Sì, sarebbe anche una cosa molto un carina per farlo. Adesso c'è una pianta. Qui c'è l'entrata di un teatro. Spesso andando circospetto perché non vorrei incorrere in una imboscata. In un sinistro stradale. Non capito. Quindi meglio andarci cauti. Macchine parcheggiate. Si sono divisi metri. Gli obiettivi. Mamma mia, mi sembra segnali, che sia aggiunto, segnali, si sia aggiunto un altro segnali. Archetto. Siamo in una collezione di archetti e siamo un po' così. 15 metri però, 14 metri, 13 metri, 12, 11 metri, 10 metri. Non sappiamo metri, dove metri, andare 7 metri, in realtà. Gente bruciata. Ecco qua, questa è la gente bruciata. Ragazzi, qui quindi c'è un'altra cosa da capire. E qui in mezzo a tutta ma perché non mi fa agganciare per bene il segnale come si deve, scusami? Cioè, perché non mi fa olografare il tutto? Ecco qua, ecco qua. Ecco qua. A posto, ci siamo connessi, sintonizzati, siamo proprio entrati. Occhio di bue. Questo è un altro che ci ha avuto il problema. Il che problema, vabbè, insomma, le andiamo e dobbiamo risolvere questo problema. Se risolveremo ci presto il problema. Men che non si dica, signori, non vi preoccupate. Preghiamo per l'anima di queste persone. Per l'anima degli mortangueri. Di queste persone purtroppo defunte. Ricordi le sigle 11:24. Qua c'è un. Oh, che cazzo è quello? No, è una bestione, fuga, signori. Fuga, fuga un attimo, ragazzi, calmiamoci. Signori, attenzione! Ci ha colto così all'improvviso questa novità di questo animale che, come vedete, ci ha messo tanta paura. Siamo scappati lontanissimo. Qua c'è anche una Madonnina. Siamo ritornati proprio dietro al palazzo. Qua c'è in attesa, cambiamo le armi. Qui c'è una Madonnina. Siamo un po' così. Ok. Siamo un po' disorientati. Ma perché per la visione. L'ho seminato il tizio. Il tizio l'hai seminato probabilmente, ma una cosa è chiara, mio caro Dante, che comunque quel tizio qua dovrà risolvere qualche questione del gioco, per cui dovrai abbatterlo. Qui c'è tu un dici? Integratore. Sì, sì. Che se io me ne fottessi proprio ampiamente. Ma guarda, a parte faresti una figura di merda in generale, proprio perché, come così. Leggenda morte che c'è sta candera. Leggenda morte che c'è sta candera. Questa chiazza blu mi convince più. Quanta gente strana in questa città aggancia risonanza sconosciuta. Integratori in giro nei bidoni si sa. Il tizio è sparito intanto. Io non lo vedo, tu lo vedi? Non lo vedo, nemmeno, non lo sento nemmeno. Infatti. Ma secondo me è nei paraggi. È nei pronto pressi. A intervenire. Pronto a interagire con noi, diciamo. Sì. Risonanza pronta, ma dove sta, caro mio? Scusa? Secondo me sta nella casa, sicuro. Sì, 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 sì. In questo edificio c'è qualcosa che non va. Allora, c'è qualcosa che non cosa. Entriamo, apriamo, è chiuso. No, aspetta, voglio agganciare bene, voglio capire prima se sta da. Per capire dove è la porta. Secondo me è proprio lì dentro, guarda. Sì, 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 sta lì. Si sposta proprio l'archetipo. Sono proprio certo di questa cosa. Sfondiamo la porta, signori, entriamo nel bar. Andiamo nel bar, prepariamoci un caffè. Qui c'è un altro oleogramma. E questo è il signore proprietario del bar. Sì.
che aveva mal di testa, sì, e sì, non aveva i moment, sì, le pillole, non aveva niente, e quindi mamma mia, e quindi dice mamma mia che problema, Arito, guarda, certi voti ci penso. E noi niente, noi silenziosi ascoltiamo i problemi, certo, perché noi, ecco qua, che succede? Beh, il flash che lui prima stava bene, sì, sì, morto. Sì. È morto di mal di testa, quello che fu, quello che fu i suoi, okay, ultimi momenti di vita col mal di testa, povero signore. Ma che dobbiamo fare qui? Cioè c'era solo il problema del signore? Sì, c'è il problema del signore, adesso dovrai scoprire qualcosa all'interno di questo bar, magari un po' di oggettistica varia, sì sì, dando per esempio, sopra, per dire, no, fatti 4-5 hamburger, portateli appresso, restano, quello è tutto pedoto qui. è tutto in stato di cancrena, è tutto in decomposimento. Va bene ragazzi, e quindi niente, nulla aggancia, noi ci mettiamo a lavorare proprio dietro al bancone, sì, se vengono clienti noi li serviremo chiaramente, sì, non è che diciamo ci fa schifo servire. Vabbè, comunque in questo bar c'era il tizio, ma io sento un proprietario, cosa, del bar andata a male, e poi c'è questa cassa, potremmo anche frugare un di po' soldi. Magari ci facciamo una così, esatto, per spenderli, ma non si sa in che modo, cosa, però, guarda, che è questo, c'è un jukebox. Oh, che è, oh, attenzione signori, applauso. È uscita dal jukebox, ma questa signorina. Veloci, questa è quella tizia che ti corre appresso. Sì, sì, questa quella è quella che abbiamo beccato l'altra volta, signora, nel bar. No, ma questa abbiamo l'occhio proprio aperto in testa. No, l'occhio aperto, no, ragazzi, stato di pericolo, non si esce più, sbagliando. Quindi giostrarla all'interno del bar. Ok, abbassiamoci. È rimasto questo da fare, eccola lì. Eccola lì. Mamma mia, ragazzi, che flash, che dobbiamo. Oh, ma questa ci vede subito però. Ci vede immediatamente. Secondo me dobbiamo scappare lontano. Cosa non ma si lontano può dove? Fare. Vabbè, dall'altro lato, stai bene. Adesso lei, vedi, ha iniziato il suo turno di lavoro dietro al bancone. E serve i clienti. Vende le braciole a 5.000 lire al chilo. Okay. E noi guardiamo. Ragazzi, qua è sparita dobbiamo la musica, però. Dobbiamo gestire. No. Boh, è sparita la musica, ma è comparso un problema. Non è che. Vabbè, però, sai. È comparso un problema veramente grave. Di... veramente pericolo, di un certo livello. Allora ragazzi, qua abbiamo poi la gente, di oggetti che scompaiono. Eccola qui davanti al jukebox, sta arrivando al di nuovo, verso di noi. Oh, com'è veloce. Certo, non dovrebbe, non ci dobbiamo far vedere, perché però questa niente, se no c'è un carravante. Sì, sì, però dai, bene. Lo vedi, perché gli oggetti tremano sul bancone? Poi cambiano, vedi? Sì. Guarda, cambia forno, poi diventa, vedi? Sì, sì, vabbè, tutto flash. Tutto flash, ragazzi, tua tutto mente, flash. Questo. La mia mente è bacata. Buggata la domanda. Ma questa è andata qua dentro, ma io per sì, devo seguirla per caso. Non mi secondo dire me sì. Ci sta spianando. Secondo me sì, perché tanto a giocare non sei tu, so io. Vabbè, poi anche ci deve regalare una morticina. Perché no? Invece io farò di tutto affinché questo non accada. Va bene, allora torniamo nel bar. Torniamo proprio indietro, innanzitutto, esatto, con calma. Però secondo me quella strada. No, anche secondo me, però voglio capire se lei se ne va. Noi o ci se nascondiamo. Noi, o se dobbiamo essere poi oggetto di scherno da parte di. Della tezia fantasma, sì. Allora signori, aspettiamola qui, è tornata. Io ho un quarto d'ora di sonno dietro al bancotto. Ma lei sta tornando, vedi, io me la faccio venire qua, vado per dietro e me ne scappo nell'anfratto, no? Okay. Vediamo se riusciamo nella nostra tattica psicologica. Signori, momenti... sì. Momento caldo. Vabbè. Vai Castellano, vai, senza fare casotto. Benissimo, adesso okay, puoi scappare ottimo. Come il danneggiato. Possiamo proseguire. Ok. La tizia non ci segue. Ah, boh, questa era, quindi dovevamo fare solo questo dovevamo bypass. Fare, dovevamo raggirarla. Ma adesso? Ah, siamo in un altro problema. Che cos'è qua? È un piccolo laboratorio. Sempre quell'ospedale psichiatrico dove siamo andati poi prima. Che camminiamo bassissimo, qui non si apre, c'è la signora di là però, Veramente? Ci nascondiamo. Tutto in automatico. Ma è tutto in automatico, sì. Qua, infatti è bene. Ma questa sta qua! Oh! No, non ti preoccupare, non ti preoccupare, un paio di palle, però permettimi, caro lei. Non ti preoccupare, dai. Ma che sta e questa fa? Voce ci vede tranquillamente. Se ne va nella lavagna. Ah, no, nel vetro, specchio. Nel vetro. Sì. Figa sta cosa, però, eh. Ti sei un po' cagato in mano. Vedi tu. Ma mo quindi, cioè, la porta era chiusa. E che dobbiamo fare? È andata via. È andata via. Possiamo si è aperta la porta. Si è aperta subito. Dovevi far scattare questo filmato allarme. Per aprire la porta. Ecco qua. Apriamo una nuova storia. È una nuova stanza. Ma qua che. Questo è il dormitorio. Oppure una mamma stanza mia, degli quante porte, ragazzi. Quante porte che si aprono e si chiudono.
Mo le dobbiamo perlustrare tutte? Ma scusa, non ma sono capisco. Tutte uguali. Ma non mi dire che è uno di quegli enigmi dove non si sa che via prendere. Qua c'è un bello specchio delle mie brame. Vabbè, controlliamo un po'. Certo, dobbiamo controllare per una di quelle di quei corridoi, di quelle strade. Che cazzo è successo? Di dormire. Mamma mia. Ma che sei, ma vero? Signori, questi momenti. Comunque applauso, ragazzi, però, sì. Applauso, perché merita un applauso psicologico, sì. Vedi? È tutto uguale. Mo qua dobbiamo, secondo me, ingarrare la porta. Cioè, valla famo. Un po' come Pitti. Bravo, te lo ricordi? L'hanno fatto, secondo me, proprio hanno preso spunto da lì. Secondo il me. Il fatto che si ripete sempre lo stesso corridoio. Ovviamente in aspetti, colori, situazioni e condizioni diverse. Vabbè, ma ragazzi, qua prima siamo andati a sinistra, no? Cioè a destra, adesso dobbiamo andare secondo me a sinistra per capire pure se riusciamo. Sì, vabbè, bel caso. No, sono tutti tentativi, ragazzi, sì, non tutti è tentativi, che... infatti rientriamo di nuovo nella stessa uguale zona. Proprio tale e quale. Ah, signori, qui c'è un po' di enigma. Mamma mia, ragazzi, quando ce ne usciamo più da qua dentro, mai più. Vabbè, ma col culetto che c'è tu, Tarte, prendi la strada, la prima qua di nuovo davanti allo specchio davanti, danneggiato proprio. Stavolta sì, sì. Perché quello è successo il casino. No? È successa la signorina. Noi guardiamo un attimo lo specchio, diamo uno sguardo qui ai letti a castello e cerchiamo di aprire un'altra porta. Ma prima siamo andati proprio in quella seconda. Ma guarda, da adesso, sinceramente, proprio ve lo dico con tutto io il poi cuore, ragazzi, c'è la guida, tarta. Avete capito? La ma guida, guarda, indietro, la guida dei miei tifosi. Se torni indietro, se torni indietro. Se torni indietro, magari si riapre una nuova tarantella. No, non chiuso, si chiuso, apre, chiuso qui, chiaro, detto. Qui non si va. Il problema lo devi risolvere. Sì, sì, sì. Girovagando tra stanza e stanza in questi corridoi, quindi riapriamo una porta, signori, decidiamo quale non porta, mi ricordo se questa sono abbiamo, già l'ho già visitata o no, secondo me no, l'imbarazzo della scelta, vediamo se succede, no è proprio uguale, quindi la prima a destra l'abbiamo vista perché mo ci siamo stati e abbiamo visto anche la seconda a sinistra, quindi vorrei provare la prima di sinistra che non è questa ma è quella, giusto? Vabbè, tuffiamoci allora, vediamo che succede. Qui c'è ancora un altro portone e mi sa che si va di nuovo nella stessa. No, è cambiato. Cambiato. Eh sì. Vedi? Non è proprio uguale all'altra stanza. No, cioè, assolutamente c'è il sipario. Sì. C'è il problema. Ma c'è il sipario, qui c'è una porta. Scusami. Aspetta, però in questa stanza, scusa, cosa c'è di nuovo? A parte le quattro porte ottane, c'è la signora, c'è la signora in dove giro. Sta? L'ho sentita da qualche parte. Vabbè, io vado un po' a voce, c'è ma la ragazzi, signora in agguato da qualche parte. No, siamo tornati indietro, siamo tornati chiaramente indietro, indietro, ragazzi. E mo qua non si va più, vedi? È sbagliato il giro. Mi dispiace, mio caro Tarta, sei stato un po' sfortunatello. Tocca rifare tutto il giro dell'abilità. Oh, ma che peccato, guarda. Quello sta sperando di dire che sbaglio la porta, mi esce la tipa e mi ammazza. Infatti sta tipo che sta facendo un po'. Quello sta aspettando, invece non l'avrà questa soddisfazione. Dove sta, signorina? Ah, eccola la sala davanti. Siamo ritornati. Ma sta venendo qua? No, questa se viene qua dentro siamo morti chiaro, ragazzi. No, sta andando verso un'altra porta. Ma dove però? Io mo devo c'è un'altra X Mario porta. XX. Ciao. Sta verso un'altra porta. Ma dove sta andando? No, dietro al separe, vedi. Sì, ma io voglio capire se lei è in qualche modo legata come indizio a qualche porta. Secondo me no. Magari ci sta guidando. Qua dobbiamo una prendere porta, la stessa strada di prima, per esempio. Magari prendiamo questa qua di sinistra. Vediamo non fare che rumore. Non fare rumore. La porta devi aprire. Oh, che è successo? No, è tutto da capo. Tutto da... ragazzi, purtroppo è così. Beh, signori, applauso. Applauso un paio di coglioni. Vabbè. Per questo momento di buio. Di voto rindo scuro, pensate. E voto rindo scuro. Pensate. A notte non mi passo, a notte fa paura senza te, senza te. Papà, questa bambina non si trova più, ma dove cazzo sta? Questi scatti la signorina è quella di perché tu ti credi che stai, tu credi di essere al sicuro, vai avanti a quella di attacca. Attenzione che se si innervosisce di nuovo e arriva qua verso la porta a gran velocità. Se no, ne va. Se ne va. Secondo me dobbiamo andare a destra. Guarda che secondo me dobbiamo seguire. Perché la vedo che. Dobbiamo... vedo che da queste parti bazzica. Sì, la dobbiamo temere e nello stesso tempo sfruttarla proprio come guida. Bravo. Nuovi orizzonti. Sfruttiamola. Sfruttiamola.
Io di qua ci sono andiamo di nuovo. Ma ragazzi, ma non mi ricordo le porte, mannaggia, troppi pericoli, troppa roba. Forse abbiamo ingarrato. No, guarda qua che culo. Abbiamo ingarrato, ragazzi. Ingarrato. Non si sa come, infatti, tutto nuovo. Sì, tutto nuovo, ragazzi. Flash nuovi, mal di testa, la porta che si chiuderà per sempre. I mostri vari problemi. Noi. Ed eccoci qua. Ah, siamo di nuovo dal bar. Bello, raga. Beh, abbiamo superato una bella fase. E il tizio, guarda, ci ha lasciato qualcosa. Se mi consenti. Così qualche altro indizio, quello della diapositiva. Se mi consenti, abbiamo fatto una bella cosa, Cioè, fatto una bella cosa, non abbiamo. Ha fatto una cosa discreta, come discreta, sempre. Bellissima, ottima, perché sono un grande professionista, non mi faccio beccare dai fantasmi. Sì, come no, hai beccato la strada culissimo proprio, senza manco saperlo. Ma anche quella è la dote del buon giocatore, caro lei. Sì, che il gioco ti aiuta un po'. E ti aiuta un po', sta ancora là dentro, ragazzi. Il buon giocatore, il gioco capisce. Qua che c'è una siringa per caso. Una siringa, non ce la possiamo prendere. Quante siringhe si trovano? Mamma mia, continue. Ok, io penso che da questa parte ce ne possiamo anche andare. Ci dobbiamo un'ultima perlustratina proprio per essere scrupolosi al massimo. Tutto proprio. Sì, sì. È chiaro, dovevi incontrare il tizio, entrare nel mondo parallelo e dribblare la tizia. Dribblare la tizia. Intanto noi per qua fuori, io ti ricordo che abbiamo sempre il problema che quel bisonte... Sì. E prima è uscito e noi non l'abbiamo. Sì, sì, il bisonte equatoriale, ve lo ricordo. Vabbè, noi andiamo verso l'altro indizio. C'è un agganciamento. Intanto. Sì, 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 c'è un agganciamento. Agganciamento. Qui. Come Mazzenga, te lo ricordi a Mazzenga, sì. Walter Mazzenga, un grande portiere. Sacca ampliata, intanto, ragazzi, che belle battute che facciamo. Sì, sì, mamma mia, sono uniche, guarda. Ma mitiche. Va bene. Prendiamo le cose. E proseguiamo, ricordiamoci del tizio, lì c'è l'albero, forse inizierà a piovere. Però c'è bello che quando io mi guardo, mentre io mi guardo intorno, sì. In civile fa la telecronaca della roba che c'è, qui c'è un albero, lì c'è una macchina, questo è un telefono. Qui c'è un inventario. Qui c'è un inventario, mettiamo un simbolo. Il mautone improvvisamente si è manifestato, ecco, si apre lo stadio. Senza preavviso, le porte dello stadio sono aperte, iniziamo a scappare con la stamina a zero come al solito, già con le mani nei fianchi. Ma io lo sento proprio sul fiato, sta proprio palla, dietro, ragazzi. Di noi, signori, è proprio dietro di noi. E ci colpisce, alziamo ancora le mani, signori, scappiamo su questo balconcino. Questo baretto, forse volevamo prendere un caffè, ma non c'è evidentemente tempo per farlo. E continuiamo, scappiamo, la stamina zero, il tizio è proprio dietro di noi. Vediamo se possiamo nasconderci tra queste automobili, ma il tizio è molto intelligente, se non ce lo farà no, fare. Abbiamo l'occhio spalancato. E c'è proprio dietro l'occhio proprio in agguato, spalancato, sta quasi piangendo, lacrima all'occhio lì in alto. C'è un puntino lì, come se la sapete, un albero, signori, un casino, e quindi vi suggerisco di alzare tutti le mani, signori, perderemo la voce in questo scorcio. No, ci sono anche dei zombie, bellissimo, gente, e si sta vivacizzando questa puntata. Il tizio è proprio dentro di noi con la spranga che ci vuole dietro, ed altri zombie sfusi, come vedete, che ci spaccherizzano, e con la stamina zero scappiamo. E c'è un ammasso di zombie, buttiamoci in questo vicoletto, ma mi sa che c'è poco da fare perché questi zombie ci raggiungono. Il tizio con, che cazzo c'è in mano, non si capisce, una sedia elettrica, una moto. Mettiamo la pausa, signori, mettiamo la pausa e ci becchiamo un altro cupino. Siamo quasi per morire, ragazzi, siamo gli sgoccioli, non abbiamo più la voce. Prendiamo una bottiglia di ketchup, non la prendiamo, prendiamo la siringa, che almeno avremo un motivo poi per trovare altre siringhe e soprattutto poterle prendere. E no, scappiamo ancora, male, ragazzi, ancora gli zombie addosso, tutti insieme, un mercato dietro di noi, un mercato alto fruttifero che ci sale. Ancora zombie, tutti insieme, dietro di noi dell'arte. Signori, non ci sono più parole per descrivere il momento. E c'è un altro zombie che ci attacca. E ancora scappiamo, signori, guardate come siamo male. Il tipo col flex in mano che ci corre dietro. Ehi,
ancora, signori, mettiamo, abbiamo un po' di tempo per mettere la pausa, che poi si ferma il gioco, non capiamo perché, ma non ce la faremo, signori! Ale, signori, alziamo le mani! Il tizio non ci ha lasciato proprio tregua. Eravamo in un matrimonio di paccheri di vari, ragazzi. Ed è vero, agguatuccio proprio coi fiocchi. Fatto bene, tanti zombie che ti cagano il cazzo, più il mautone gigante. È veramente fatto bene questo agguato. Ci è piaciuto. Capsulo all'interno. Vabbè, ma dove ti avvii con questa cosa? Lo pulli solo. Lo pullo, però c'è anche la bomba là a terra che lui dovrebbe prendere proprio. Speriamo. In bocca. Vedi? Pam! L'ha presa, ottima tecnica, tattica. Okay, diciamo così. Vabbè, adesso però la tattica non funziona più. No, perché lui è venuto vicino, gli scarichiamo. Finalmente proprio, decidiamo di utilizzare sempre, i colpi del fucile a canna doppia. A canna problematica, vai, mamma mia. Lo fa male, ma anche lui, signori, ci colpisce sempre con un Però lo vedo barcollante, barcollato definitivamente. Ragazzi, allora è semplice, basta prenderlo nella giusta maniera, non farsi prendere dal panico, però giustamente uno se ne scappa e si va a impelagare in una situazione che poi può diventare veramente, veramente problematica. Sì. Assalito da un mentone di zombie innumerevoli. Quello era il problema. Ma vado un attimo dagli altri cuginetti piccoli di questo, li devo scommare di sangue, prima di cagavano il cazzo. I gradassi loro insieme al Mao. Ma dove sono i ragazzi? Stanno qua nei dintorni, non ti preoccupare, mi ricordo dove sono. Vediamo quanti quanti, Io pare che non ci sono andati tutti questi. Andiamo sempre belle buone, se ne sono cagati sotto di nuovo l'albero nella bellezza della loro bontà, pure ci ha disorientato quest'albero, questo capito da dove esce, che cade dal cielo, vabbè, non ci chiediamo tante cose. Escono tutti i zombettini che ti hanno cagato il cazzo prima. Vediamo e che adesso gestiremo, anche perché vogliamo una vendetta, ecco, per tutto quello che il povero Tart ha subito prima, poverino. Andiamo avanti ed ecco qui, signori, mettiamoci subito in mano una bella balestra con il dardo affumicato. No, un dardo. E decidiamo di colpirlo con la balestra. Vai. È un bel effetto questa balestra, fa dei bei danni, però non devo sbagliare. Che appena uno si sposta un po' più agile, non conta un cazzo la balestra. E vede, in questo caso, signori, questa balestra è inutile, signori, perché come si può? Non riusciamo a colpirla. Ecco qua, preso. Beh. Siamo riusciti. No, non sono riuscito a calpestarlo. È ancora viva, quindi. Mi sa che qui ci vuole la pistolella. Tanti colpi, un po' buttati, ma alla fine riusciamo a fare quello che dobbiamo fare. Lanciamo un altro colpettino, spariamo bene, ecco qui. Morti? Sì. Prendiamo un po' di gel, un po' di cianfrusaglie, come al solito, dai nostri cataloghi. Un po' di gel, proseguiamo. Un po' di lacca. Tutto un necessaire per i capelli. Sì, sì. Che poi dovremmo andare anche a fare, perché giustamente è un po' di tempo che non passiamo dal barbiere. E quindi prima o poi ci dovremmo fare un po' una camminatella. Ci manca soprattutto. Vabbè. Che poi, sai, pure una chiacchiera. Là ci sono, là pure ce ne stanno 3-4. Vedi, quindi mo là secondo me. Adesso un bel dardo esplosivo nelle palle di quelli là. E quello l'ha visto? Penso di sì. Buono questo dardo. Infatti ha fatto qualcosa, dai. Qualcosina ha fatto, forse non uno proprio l'hai il fatto, danno è uno gli è un po' ammaliati. Ma questi si rigenerano? Li è ammaliati. Ah, uno è morto, sì. Vedi? Uno è morto. Anche l'altro. Probabilmente questo tira. Bella accettata proprio. Ci colpisce sulla spalla. Ma che piglia fa sta radio ogni tanto? Prendiamo il telefono, signori. Volevamo chiamare il telefono azzurro. Grande abbraccio. Mamma mia, spacco la bottiglia. Che ti è spaccata? Bottiglia di ketchup? Sì. Beh, pure le bottiglie di ketchup. Fantastico. Prendiamo anche l'accetta che ci serve, ragazzi, perché l'ascia, ricordiamo, è l'arma preferita da Encevele. Sì, l'ascia è un'arma che dovrebbero abolire proprio da questo gioco. E almeno gli zombie naturali, quelli là, terra, una mazzata in testa. Ma qui questo fumo nero. Non lo so che cos'è quest'albero in civile, dobbiamo capirlo pure, no? Sì. Anche perché capiamolo. Allora, qua ci è rimasto solo il dardo elettrico. Sì. Là c'è il punto definitivo dove dobbiamo andare. Da questa parte penso che perlustreremo dopo. Io non so che mettere in mano, ragazzi, perché sinceramente non abbiamo troppe munizioni. Anzi, non abbiamo proprio più. Sì. Abbiamo quasi finito tutto. Là c'è dell'erba, vaginella. Prendiamola. Qui che cosa c'è? C'è il punto di attracco proprio. Vedi? Qui c'è una specie di... Teatro? Sì. Diamo un'occhiata. Infatti qui, vedi, c'è
c'è lo spettacolo, appunto. È Castellano, però non rimanere come la banita. Ci sono... resti come la banita, ferma. La programmazione dello spettacolo, che si è appecciata improvvisamente. La c'è programmazione. Qualcosa che succede? C'è non un... si sa cosa. Adesso che pure dobbiamo perlustrare. Ma il telefono è morto? Non ho più sì, segnale col telefono. Morto proprio. Vabbè, comunque stiamo parlando col proprietario del teatro, che molto probabilmente ci aprirà le porte. Solo per noi, pensa un po'. Sì? Sì. Io sto cercando di capire cosa fare, perché occhio e croce non... Non si sa occhio e croce. Eh no, perché c'è, la, c'è il reticolato, vedi, c'è il filo spinato con questi... Vabbè, attendiamo... La fine di questa chiamata, che avremmo dovuto capire... È un'interurbana, è chiaramente. È un'interurbana, quindi spendiamo poco. E sono poi occuparsi di... due lineetti, due... Sì, altre due mete da raggiungere, opposte purtroppo. Adesso c'è quella lì che è diventata gialla. Di Stefano. Ma noi dobbiamo entrare all'interno di questa... di questo grande teatro, oppure dobbiamo teoricamente andare sì, via? Però il problema perché è che praticamente come c'entri questo il tuo te se n'è andato già, caro Castellano. Appunto, è chiuso, quindi yeah, Castella, però pure tu, no, cioè voglio dire, è vero che ci sta il filo spinato, non è che non ce la fai proprio a entrare. Sì, voglio capire. Però intanto qua è comparso un altro segnalibro, vedi? Mm-hmm. E dobbiamo andare per forza da quella parte, ragazzi, c'è poco da fare. Vabbè, c'è pochissimo da fare. Non si entra in questo teatro, però c'è un'apertura qui. Sì, c'è un'apertura alare. Apertura. Ma da qua si va? È brutto tempo. Ma io vedo che è tutto scassato qua a terra. Innanzitutto fammi sparare un attimo un qualcosa nelle vene, perché sì, siamo un po' a corto. Siamo di... un po' male. E qua... E qua non si passa, dobbiamo, no, andare, dobbiamo rifare il giro, quindi. Ma non sto capendo, lo sai. Ho difficoltà a comprenderla questa zona. Vabbè, consultiamo un attimo sempre il telefono qui. Il telefono azzurro, però chissà, il telefono dovrebbe indicare più in maniera un po' più diretta, no? Fatti sì, un tom tom, caro Castellano, aggiorna un po' le mappe, perché occhio e croce, non è che stai facendo un ottimo lavoro. Va qui bene, questa nebbia oscura... Questa nebbia ci farà male? Sì, farà male. Sì, cazzo, ci fa male. Questo è proprio pericoloso, quest'anno. Questa notte faccio quello che mi pare. Questo è tutto buono. Ma c'è una cassa pancreas, maestra propria. Maestra propria. Beh, vediamo cosa c'è in questa bella cassa pancreas. Vediamo un po'. Tutta la corsa. Mamma mia, però veramente. Una cosa di questa maniera per un cioè, non lo so, uno vede una cassa panca così, non diciamo niente perché fammi trovare almeno un bazooka, hai capito? Sì. Un carro armato componibile là dentro. Vabbè. Okay, ragazzi, andiamo avanti, cerchiamo di capirci un po' qualcosa qua, no? Infatti ci siamo un po' persi, sì, i soliti momenti di perdizione del gioco in cui non si sa dove andare a parare, ma intanto che si pensa però si prendono oggetti vari, certo. Fin si quando scassano ti cadono addosso, pure i vetri di automobili, fin magari, quando si cadono addosso è meglio farlo che non. Qua sappiamo che questa parte qui non si passa, c'è il fuoco che impedisce il, proprio il passaggio. E qui c'è un altro edificio. Per fare l'albero ci vuole tempo. Sulla fascia destra. Questo è un catalogo senza testa comunque. Proiettili sì, per pistola ci piacciono perché sono sempre utili. Mettiamo un po' di... Oh, là c'è qualcuno. Che se ne fa? Vanno tutti verso qualcuno. Verso il cancelletto e lo scavalcano sì, pure. Wow, sono zombie atletici. Hanno visto qualcuno. Secondo me dobbiamo salvare qualcuno, eh? Dove sta questo qualcuno? Non lo so, il cancello. Guarda, vedi? Sì. Apri semplicemente. Sì, è vero. Senza proprio usare nulla, gratis. Vedi? Ecco qua, vedi? Chi c'è? Il tizio in pericolo. E chi è questo? Ah, boh, non tengo proprio idea. C'è un tizio in pericolo che dovremmo aiutare, forse. Secondo me sì. Sono qui. Esatto, sono qui. Esatto, lassù, non ti preoccupare. Allora, signori, facciamo un po' di piazza politica. Vediamo un po' di capirci qualcosa. C'è il tizio in difficoltà. Dai.
che spara, noi senza spara colpi, senza colpi, ma comunque, oh bello, l'abbiamo proprio buono. Ma il tizio spara spara, ma chi coglie? Cioè, che c'hai, proiettili di plastichina? E infatti vedi che sta, l'energia, bello bello bello, questo l'ho fatto. Vorrei annunciarti ufficialmente che il tizio ha un'energia limitata, sta andando via, che sta andando a fuoco. Oh, due zombie, ma. Ma ragazzi, ma noi hai capito che siamo senza munizioni, sì, qua? Come ce li dobbiamo dribblare tutta questa gente? Sei, comunque stiamo gestendo bene, anche se un cazzottone lo prendiamo. Guardate quanti cazzotti da questo, senza pregiudizi proprio. E ancora noi carichiamo il, un altro colpo, elettrizziamo un po' sì, di zombie qui. E poi gli vediamo, sì, sì, li schiattiamo. Questi hanno bisogno, questo, infatti, di un trattamento speciale bene, bene, finale. Ragazzi, addirittura fatto, qui un colpo per due, dato. Mamma mia, è schiattato campione, la testa campione uno del mondo. E pure l'altro per solidarietà si è schiattata. La testa, arrivano gente, altri zombie. Grande, guadagni i zombie. Il tizio sul camion fa finta, ma di troppa sparare. Troppa gente, ragazzi. Troppa gente, oh, che ci chiede cose strane. E adesso noi iniziamo a scappare, signori. Giriamo in questo piccolo parcheggio, cercando di far fuori tutti. Mentre il tizio lì sopra continua a buttare un occhio sul tizio là sopra, che sembra non fare proprio nulla. Sta fermo lì ad aspettare. E sparacchia anche lui, senza alcun danno, secondo me, o comunque un danno lieve. Attenzione. Ancora altri cazzottoni alle spalle. Scappiamo ancora. E ma guardate mia, come ci stanno gente addosso. Ci stanno facendo male. Signori, dovremmo iniziare a tifare anche a questo punto, perché l'energia se ne va e anche la nostra stamina. Qui ci sono dei barili comunque, eh? Noi gli diamo un calcio, sì, al barile, sì. Buonanotte. Ma scappiamo ancora. Dovremmo sparare su quel barile nel aspetta, momento in cui tutti i zombie in mezzo si avvicinano, dove sì, sono chiaro, io, perché sennò chiediamo una mano, un aiuto al nostro amico appena incontrato. Guarda, innanzitutto questo, gli apro il cranio proprio. Eccoli qui, tanti baccheri, signori, stanno arrivando da tutti i lati. Scappiamo al centro del parcheggio, cerchiamo di gestirli ancora con la bene, palestra. Amico, un colpo pistola, secco. Ha colpito. Il nostro amico, la prima volta che fa qualcosa nella sua vita, e noi colpiamo ancora con la palestra. Scansiamo il colpo, allora, prendiamo un cuppino. Ancora, noi ci difendiamo con un cuppino, un abbraccio, non ci facciamo abbracciare, spacchiamo una bottiglia di Simmental in faccia al nostro zombie e dovremmo curarci, lo facciamo certo, velocemente, una ci spariamo una siringa, il tizio là sopra, vedi se fa qualcosa, mi sta facendo innervosire il tizio là sopra, non ho più colpi, io ragazzi, faccio non il tifo per i mob, di fucile, lo dico, facciamo di fucile, ok, di fucile, facciamo okay, un okay, ottimo, ma qua ce ne stanno ancora, gestiamo un'ottima situazione. E questo tizio, ah no, adesso, tutti morti? Tutti morti. Ah, ok, ragazzi, abbiamo gestito una bella situazione. Sì. Cioè, ho gestito veramente. No, abbiamo gestito anche. E il tizio, infatti parte il filmato. Come se nulla fosse scusa, accaduto. Scusa, non è colpa qua, mia. Eccoci qua. Scendi un attimo, strunzi. E non vieni da muovere, ah? Tu ce n'è. No. Io comunque ti ho aiutato. Oh. Ah sì, è così si aiuta. Sendaci in tuo bagno. Non ce la faccio più. Ma cagà. Ma scusa, non ce la faccio. Paro, vai. Vieni, dobbiamo seguirlo. Sì, mi voglio solo raccogliere un poco di frammenti di sì, proiettili e di gel, che ci serviranno poi certo, in seguito. Certo. Allora, recuperiamo tutte le cose e ce ne sono abbastanza perché c'è stato un bel agguatuccio qui. Quindi recuperiamo un po' di proiettili, un po' di gel. E un ah, po' però di c'erano, vedi, se facevi un po' il giro intorno, secondo me sti proiettili li recuperavamo per affrontare sì, tutti quegli zombetti. Però vabbè, comunque. Vabbè, recuperiamo un po' di ketchup. Intanto hai visto la bottiglia come utile, che gliela spacchi in testa adesso. Sì, ho messo proprio un'abilità apposta per fare questa mossa segreta. Perché c'è un po' di tempo per autogestirti, sì, poi. Sì. Che lì perde proprio l'equilibrio il nemico. Vabbè, prendiamo anche la sirena e ancora proprio ulteriori proiettili per pistola, nonché anche un'ascia. Una scelta, proiettili. Cioè, è stato veramente produttivo fare questo. Abbiamo recuperato un bel po' di cose, non ci resta altro che seguire. E piangere. Seguire il nostro amico e vediamo cosa ha da dirci. L'abbiamo certo, appena incontrato, siamo conosciuti un tizio qua che delle ci ha aiutato relativamente. Comunque. C'è proprio un rifugio. Certo. Ok. Eccoci qua, siamo nel rifugio. Yo! Come on! Chi cazzo sei? I cazzo so un saccio soli, sono un guaglione mio zario. Sì, mo non mi credere che la vita è facile per me. La notte fa paura, la notte fa paura per davvero. Allora perché non te ne vai? Ma poi, senti, tornando a partire l'argomento, dico, ti ho aiutato. Scusa.
Vabbè, senti, a me non me ne fotte niente quello che fa qua, quello che vuoi fare, quello che farà, gli non comunizione, va che dire. Cos'è forse? Non sa, ci giaveremo, vengono chiara. Senti, questa è una stanza. Senti, qua puoi fare quello che vuoi tu, vedi quello che vuoi tu, quello che trovi via te, vedi il cangoppo. Quindi hai capito come sta la questione qua? Sì. Vabbè, diamoci un'ultima occhiata da queste parti, vediamo se c'è qualche altra cosa che ci può tornare utile, come penso che ci sia. Tante cosine, siamo tante in un rifugio, un pochino di... Cianfrusagliette le troviamo. Belle cianfrusagliette, pure punizione del fucile a pompa, che ricordiamo è la nostra arma migliore. Ah, lì c'è lo specchio. Lo specchio delle mie brame. Quindi proprio chiaro che si ritorna. Sì, stanza certa proprio. Si ritorna indietro. Abbiamo anche una diapositiva che poi non lo so se guarderemo subito in seguito. Lì c'è sempre il gattino. Qui potremmo salvare. Vogliamo ampliare un po' le nostre armi? Non facciamo niente. No, sto considerando un po'. Vabbè, sì, se siamo una botta di salvataggio e niente, io saluterei qui tutti i nostri amici e colleghi che aiutano e ci supportano. E ogni ci supportano giorno, sempre di più. Un saluto da In Civile Urbano e un abbraccio da Tarta 4.